Terz'ultima concorrente in concorso è un'attrice di Gesso Valena. Si esibirà con un monologo scritto da lei intitolato Divagazioni. Regia di Domenico Turchi. Gemma Melchiorre! Vanno alla scuola,
Sì, il maschio va all'anciano. All'anciano! E chi le porta? Lo porta l'autobus, signora, lo porta l'autobus. Porta l'autobus! È grossa allora, può portare l'autobus! E la femmina? La femmina va a Rocca Scaligna. Alaro! Volevo con quattro case ci sta pure la scuola! Sì, sì, signora, un bel paesello, ci sta pure il castello, tanto famoso! Un castello! E che c'ha l'ave? Adesso nessuno, signora. Tanti, tanti anni fa ci viveva il barone, il barone. Un barone! E questo non me la ricordo. Sì, sì, il barone, signora, quello dello Ius Prime Noctis. Ogni donna che si sposava la prima notte doveva andare col barone. Ah, ben, 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 perciò sei morta allora. Allora c'hai due figli. Una porta l'autobus e l'altra va alla scuola al carcere. Dici, sì, no, va bene. A due abitanti. A Gesso Valena, signora, a Gesso Valena. Ah, a Gesso Valena. Ma a un appartamento o a una casa? Una casa? Signora, abbiamo veramente la casa di legno a Gesso Valena. La casa di legno. E vogliamo passare, ma siete fatto pure la baracca. No, signora, veramente è legno sicuro, è legno trattato, è antisismico, antitumorale. E chi con un legno ci appiccia lo fuoco? Signora, anche noi ci accendiamo il fuoco, ma è legno trattato. E quando piove come facete? Scemo fuori, signore. E potete uscire sempre fuori. Siamo quattro, signore. Abbiamo quattro ombrelli e usciamo fuori. Bra, bra. Allora vi siete fatta la casa di legno. Bra. Sì. Chiarisci, chiarisci. Grazie a te.